Amici, amici appassionati di moto mondiale, bentornati a Quattro Chiacchiere con la rubrica settimanale di Zamtube. E questa volta Quattro Chiacchiere lo facciamo con un campione del mondo 125, anno 2000, Roberto Locatelli. Buonasera, ciao Roby. Ciao Zam, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, abbiamo qualche problema tecnico, ma sentiamo bene la voce di Cercherò di Locatelli. risolverlo, perché Vai come quando tranquillo. correvo i miei problemi non sono semplici da risolvere. Ma sai che quando poi ci sono di mezzo io ci sono sempre dei problemi No, con le ci dirette. mancherebbe, ci mancherebbe. Tranquillo. Senti, Roby, allora, non so se tu puoi vederlo, ma dietro di me c'è una Sì, meravigliosa vedo. foto, la vedi, con Di tre Roberto. ex vecchie schiappe. Ecco, perché là c'è Kenny Roberts, mi sposto tutto, e Sì, Olivier Jacques esatto. con la Yamaha 250. Velocissimo, Roby, che ricordo hai di quel mondiale lì? Di quel mondiale Bello, 2000. bello. Poi dopo io non faccio fatica a capire qual è quello che mi è valso di più, perché ne ho vinto solo uno. Quindi devo dire, bellissimo, fantastico. L'ho vinto in Giappone. Poi lì c'è la celebrazione, quella che vediamo ai fine anno a Valencia, qui in Australia, Phillip Island. Ero molto Vero? lontano dai tifosi. Quello forse è il rammarico più grosso che ho, perché non è potuto venire nessuno, ho portato solo mio babbo, e quindi i tifosi da casa erano uno. Eccoci qua, questa è la realtà. Vabbè, è un bel primato anche quello, dai, Eh sì. un tifoso da casa. Grande Roby. Ma Roby, tu sei uno di quelli che ogni tanto si va a guardare la coppa, si va a guardare le fotografie, si va a guardare, non Allora, so. sì, nel senso che devo essere onesto, ho vinto, sono contento, quel che ho vinto non è molto, e quindi in una zona di casa mia ho messo le quattro cose che ho, quindi alla fine faccio in fretta anche a guardarle e vederle tutte. E allora non ci devo perdere. Mi immagino il mio capo Valentino Rossi quando deve andare a guardare le sue. Lì ci vuole, bisogna prendere le vacanze per guardarle perché sono tante. Fa un po' più di fatica. Allora, intanto Claudio mi dice di non urlare. Claudio, cerco di non urlare, allora parlo un po' più piano. Sto urlando Senti, fortissimo. Roby, prima di andare a parlare dei test di Sepang, Sì. che come ho fatto da titolo, tu li hai seguiti soprattutto da bordo pista, perché quello ormai fa parte del tuo lavoro. Volevo chiederti solo una cosa, perché tanti me lo chiedono, su Celestino Vietti, che non c'entra niente naturalmente con i test di Sepang, ma insomma, Celestino Vietti è uno dei piloti che tu segui, è uno dei piloti che piace tanto agli appassionati italiani, e purtroppo dopo un inizio molto buono nel 2022 ha avuto un calo. Cosa ci possiamo aspettare da Celestino nel Con 2023? Celestino si va ancora come. Diciamo che la sorpresa dell'anno scorso è stata probabilmente non per lui, un po' più per noi, che lui era così competitivo dalla prima gara. Questo, secondo me, ha Ok. sorpreso tutta la categoria, perché comunque avevamo avuto qualche piccola difficoltà con la moto nei test, cioè scegliere quello che poteva essere la cosa più competitiva da usare. Però la sua grandezza, la sua capacità, la sua forza l'ha tirata fuori quando è stato il momento poi di dargli. Quindi noi sorpresi con molta positività, perché pensavamo di dover magari lottare un pelo di più alla prima parte di campionato, e invece lui è stato bravo, è riuscito a domare e anche a dominare qualche gran premio, Sì. cosa che noi pensavamo che qualche avversario, che poi è stato colui che ha vinto il campionato del mondo, fosse più pronto da subito. Invece probabilmente qualcuno ha avuto difficoltà all'inizio, noi ne abbiamo avute un po' a metà stagione in avanti. Però partiamo per il 2023 per lottare per la vittoria, quindi non andiamo a fare i comprimari, anche purtroppo se poi le gare o i campionati dicono la verità alla fine della stagione, però si parte sulla carta per andare a cercare di lottare per la vittoria, Gran Premi e campionato. Benissimo, chiarissimo, quindi il nostro Loca ci ha detto chiaramente qual è l'obiettivo di Celestino Vietti per il 2023, e il mio obiettivo per le prossime settimane è di avere mio ospite Celestino Vietti, così da chiedere direttamente a lui quali sono No, le sue bravo. ambizioni. Allora, Roby, intanto vado un attimo a ricordare la classifica dei test, perché allora davanti a tutti Marini, Bagnaia, lo leggo velocemente, tanto l'avete visto 100 volte: Vignales, Bastianini, Martina, Aleix Espargaró, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, quindi 7 Ducati nelle prime 9 posizioni e 2 Aprilia.
terza e sesta. Poi abbiamo Marc Marquez, Raul Fernandez, Mir, Pol Espargaró, Binder, Oliveira, Zarco, Quartararo, Miller, Rins, Morbidelli e via via tutti gli altri. Allora, prima di entrare nello specifico, allora, ricordiamo un attimo, Roby, quello che fai tu, perché tu passi tantissime ore a bordo pista, giusto? Sì, io adesso con la MotoGP qui in Malesia abbiamo, diciamo così, sviluppato e cercato di utilizzare un programma nuovo per le videoriprese che poi insieme a Dalio Gavira, che è il coach della categoria MotoGP per la WR46, abbiamo condiviso sia magari punti di vista e questi video nuovi di nuova generazione che sono molto più di alta definizione, questi ghost che poi vengono fatti con un'immagine sopra l'altra di due piloti che con riferimento preventivo andiamo a vedere e registriamo e poi andiamo a vedere un po' quello che è la caratteristica di guida specialmente delle Ducati, perché alla fine dei conti c'è sempre quella, diciamo, variabile che una moto diversa si guidi diversa rispetto a una moto uguale che va sfruttata al 100% come il pilota più forte con quella marca riesce ad utilizzare. Quindi andiamo a fare anche confronti con Aprilia, con KTM, con Honda, Yamaha, ma ci concentriamo un po' di più sui nostri compagni di marca, perché comunque, non nascondiamoci, il più forte, il più campione del mondo è Pecco Bagnaia, fortissimo anche è stato lì nel test Bastianini, e noi, come WR46, con Luca Marini e Marco Bezzecchi, abbiamo fatto grandi cose. Ecco, quindi avete capito, un lavoro molto interessante e molto utile, naturalmente. E questo poi, queste immagini, Roby, le riguardate assieme ai piloti, le Sì, discutete, le analizzate? le preparo, le portiamo poi nei vari meeting, diciamo che alla fine poi rimangono anche da vedere e rivedere anche col capo tecnico, ma quello che rimane molto molto utile al pilota poi se lo può riguardare anche la sera, se lo può riguardare anche nel momento di relax, tra virgolette, se lo può riguardare quando ha voglia di rivederlo, perché tanto le valutazioni fatte con il capo tecnico, con il coach e le chiacchiere quelle a caldo per poi seguire le strade di modifica o di messa a punto diverse o confermarle, questo viene fatto a caldo nella giornata insieme alla squadra. Allora, Roby, c'è Sfizio 78 che dice questa cosa sarebbe bellissima da vedere anche per noi utenti. Sì, però Bisognerebbe che Zamagni si armi di telecamera, e non programma, posso. lancia. Non Perché posso, non ho i diritti, non ho i diritti, però no, sarebbe no, bello. No, adesso parte tutto. è una cosa che va anche detta, ci vuole del tempo, ci vuole una persona che fa solo quello e poi ci vuole anche un po' un effetto economico perché costa un po' tutto quello che è il macchinario, il programma e poi lo sviluppo di queste cose. È una E cosa non certo. semplice, non basta un telefonino, ecco, che oggi col telefonino si vedono molte cose. Lì c'è tutto un qualcosa dietro, un qualcosa che serve dietro che è importante. Bello, bello, però è vero, per noi appassionati sarebbe veramente la manna vedere qualcosa del genere. Allora, partiamo da Marini, perché Marini ha fatto primo nei test di Valencia Bravo. 2022, gli ultimi test di Valencia 2022, e primo a Sepang nei primi test del 2023. E quindi non può essere un caso, giusto, Roby? Non è un caso, e poi io comunque cerco sempre di trovare positività nel lavoro che faccio e positività trasmetto al pilota di ciò che faccio. Io oggi, se guardo questa classifica, vedo un competitivissimo team WR46 Mooney e naturalmente sono i miei piloti, lavoro con loro. Però quello che conta per me, che vado a guardare il Portimão che andiamo da qui a breve, che comunque Luca Marini con questi grandissimi campioni ha già incontrato nelle categorie inferiori la Moto2, si è già sfidato e li ha anche già battuti. Quindi per me non è una sorpresa se Luca Marini e noi con la moto riusciamo ad essere al 100%, essere i primi. Io non sono stupito, sono naturalmente contento perché vuol dire che tutto quello che stiamo cercando di mettere insieme, piccole cose su piccole cose, creano secondo me un grande quadro. E questo è una conferma che anche il grande talento, non solo quello di Luca, di Marco Bezzecchi, più nuovo in categoria di Luca, è lì scoppiettante perché abbiamo avuto qualche difficoltà su una scivolatina che ha avuto un fastidio al ginocchio il terzo giorno. Ma la mattina, come siamo ripartiti per la terza giornata, era sempre nei primi e abbiamo avuto solo un po' di lavoro da fare visto l'interruzione del giorno 2 su questa scivolata. Se no, anche lui era
naturalmente, secondo il mio punto di vista, dentro i primi 3 o barra 5 con meno distacco. Ecco, torniamo un attimo a Luca, perché dicevi qualche piccola cosa da mettere a posto. Ce le puoi dire quello che puoi dirci? Cos'è, dove deve migliorare Luca, secondo te, Ma se c'è qualcosa in siamo, no, ma particolare? siamo sui dettagli, perché comunque quest'anno, non so se lo sanno quelli che ci seguono, i nostri tifosi, anche del nostro tipo di lavoro e ruolo, però ci sono anche quelle gomme anteriori che sono diventate solo due, non sono più tre. Prima c'erano le tre scelte, oggi ce ne sono solo due. E quindi No, non posteriore, Robby. grossamente, Robby, le posteriori, scusami, posteriore. posteriori, Posteriore, stavo sì. parlando di anteriore perché guardavo adesso la moto di Luca nella sua sovraimpressione. La ruota posteriore, e quindi Esatto. questa è una scelta, è un livellare ancora di più quelle che sono probabilmente, diciamo, le capacità dei piloti. E questo per me eguaglia un po' di più il livello e porta un po' di più anche quelli che sono i ragazzi che hanno, i piloti che hanno bisogno magari della gomma dedicata, a dover per forza usare questa. Quindi sarà ancora un anno più entusiasmante, e con Luca, quello che è l'esempio che mi stai chiedendo tu, c'è solo da lavorare un po' più sui dettagli, perché poi alla fine, quando era il terzo giorno, bisognava puntare a un time attack, erano pronti la squadra, era pronto il pilota, eravamo pronti tutti insieme di provare a fare i più veloci. Poi riuscirci, bisogna sempre portare a casa il cronometro, il tempo, però questa cosa per Okay. noi non era scontata, ma eravamo unito anche per quello. Allora, vado a farvi vedere il cronologico della simulazione, chiamiamola la sprint race, fatta da Luca Marini il terzo giorno, e i tempi sono veramente buoni perché li vedete 1:59,6, 59,1, 59,4, 59,4, 59,6, 59,3, 59,2, 59,4, eccetera, 59,3, 59,7. Allora, tempi molto buoni, giusto, Robby? È giusto dirlo. Molto buoni, molto buoni, molto buoni. Adesso noi comunque abbiamo a disposizione la Grazia Ducati di una moto che è la fine 2022, la moto perfetta, quindi quella che ha portato al campionato del mondo Pecco Bagnaia, e noi oggi utilizziamo un mezzo come è stato, se voi ricordate, l'anno scorso il primo Gran Premio del Qatar vinto dalla moto dell'anno precedente che guidava un grandissimo Enea Bastianini. Quindi queste moto, gli sviluppi anche della 2023 sono miglioramenti su una moto che funziona benissimo. Quindi abbiamo avuto a disposizione anche una grande moto, e questo porta a un riferimento di inizio stagione che, sul confronto di fine stagione dell'anno scorso, perché la Malesia si fa a fine anno, un step anche a livello di pilota e di squadra. Ok, quindi guarda, hai anticipato la do domanda di Cilindro Cilindretti che dice la Ducati 2022 è quella di fine stagione che hanno usato Pecco e Miller o quella che usava il Team Pramac? No, no, allora una moto naturalmente è di Pecco Bagnaia, e l'altra è la sorella di quella moto lì, quindi è proprio la moto di fine stagione. Ma Ducati, se voi ricordate, Gigi Dall'Igna, quando lavorava con la famiglia Aprilia, quando c'erano delle moto di uno step ufficiale, chiamiamole così, andavano bene veramente tutte. Quindi non c'è paura di prendere una moto piuttosto che l'altra, chiamata ufficiale 2022, che potrebbe essere inferiore. Sono tutte quante di altissimo livello, e noi naturalmente questo lo dimostra la classifica e la competitività che già abbiamo a questo inizio stagione, con la chiusura anche della stagione scorsa col test di Valencia. Assolutamente così. Intanto c'è Elbald Nox che dice 2024 con Yamaha. Allora, Elbald Nox, rispondo io perché questa domanda non va fatta a Locatelli. Locatelli No, no, non non me ne intendo di decide, questo. non decide lui le moto che avrà il Team WR46 nel 2024. Ricordo comunque che il Team WR46 al momento ha un contratto con Ducati anche per il 2024. Questa è la situazione attuale, ma non è Roberto che deve rispondere a questa domanda. E invece Livio ti fa i complimenti perché dice: grande Locca disponibile sempre per un saluto quando lo vedi in giro per Bergamo, per quello che i tifosi restano attaccati ai loro piloti perché restano semplici. Ecco, però Robby, è un po' così, è vero. Cioè, voi piloti ce ne sono alcuni che restano semplici, è più bello per noi appassionati. Ma sì, diciamo che la semplicità poi è data da, purtroppo, la conseguenza di quanto uno famoso diventa e impegni che ha di contorno da dover rispettare. Perché alla fine, io ti giuro, sono nel paddock da tanti anni, io sono quello che tanti anni fa non sono cambiato,
Però vero. io lavoro con i ragazzi, lavoro ai 46 da un po' di anni e per me ad avere la possibilità di trovare l'occasione di incontrarli fuori sono ragazzi come quelli che siamo chi li vuole incontrare. Perché È sono vero. ragazzi semplici, sono ragazzi che anche loro normali, umani, hanno un lavoro prestigioso, hanno una notorietà cioè, grandiosa, ma alla fine il tempo per tutti non lo si ha. È per quello che a volte ci si trova magari a trovare un dubbio e giudicare ragazzo che se la mena, pilota che se la tira, ma non è proprio quello il senso e l'interno del ragazzo, perché se avesse tempo darebbe 2 minuti, 5 minuti a tutti per fare due chiacchiere, per soddisfare magari anche delle curiosità di appassionati che vorrebbero sentirselo dire o dalla voce o proprio dall'interno del pilota che seguono. È assolutamente così e comunque confermo che il nostro Locke è un grandissimo. Simone ti chiede quanta differenza c'è tra la GP22 e la GP23, sono davvero così vicine? Sì, sono vicine perché vedete anche i tempi di Pecco Bagnaia, di Enea Bastianini, di Luca Marini. Questo cosa vuol dire? Che con una 2023 non c'è quel blocco di differenza o gran tempo che ti può far fare subito un abbassamento di record notevole. Sono migliorie e poi rendiamoci conto che alla fine è una moto che va quanto la vogliamo stravolgere. La aggiustiamo, la puliamo, la coloriamo meglio per chiamarla un po' così comprensibile nel mio modo di volerlo spiegare, però è una moto che deve andare un po' meglio, ma non si riesce a fare uno steppone, anche perché bisognerebbe veramente fare qualcosa che si rischia anche poi magari di fare cose da evoluzioni ben più lunghe, magari più difficoltose. Assolutamente così. E volevo chiederti questo, Locca. Ecco, adesso mi sono perso un attimo, ecco, mi sono ripreso, eccomi qua. Allora, volevo chiederti questo, Locca. Tutti i piloti che guidano una Ducati dicono che Bagnaia fa una grande differenza. Purtroppo non ho la foto di Bagnaia, ma fa una grande differenza in frenata. Questo è qualcosa che tu riesci a vedere da bordo pista con le tue immagini, con i tuoi dati? Allora, si vedono, allora, io i dati non li ho e comunque abbiamo accesso anche ai dati perché quello che è la bellezza di lavorare con Ducati, oltre a essere una casa italiana prestigiosa, è che c'è questa metodologia di Gigi Dall'Igna, dal gruppo Ducati, che i dati sono aperti. Quindi i piloti tra di loro si misurano anche in quella che è la telemetria, in quelle che sono, diciamo, questi grafici, no? Queste montagne russe che vanno su e giù, sia delle sospensioni che del motore, dell'erogazione e quant'altro. Però queste differenze le si notano, sì, ma quello che si vede anche da un video, quello che posso fare io, è quando uno frena, partendo dallo zero iniziale di un rettilineo, al momento di staccata, il pilota sull'altro. Queste sono differenze di decelerazione che le vediamo anche visivamente, che sono comprensibilissime, più facili da notare. Perché poi quando si guarda un grafico deve essere il pilota col capo tecnico a leggerlo e comprenderlo. Per i fuori sono più facili i miei video, questo è chiaro. Ok, ecco, ma quindi tu vedi questo vantaggio che ha Bagnaia in frenata? Allora, adesso non è così grosso o così diciamo solo positivo. C'è differenza, ma anche Bagnaia giù qui in Malesia adesso stava lavorando per sistemare la 2023, quindi non era diciamo pronto a fare un time attack, pronto. Magari non ha optato a un time attack da estremizzare questo punto che stiamo parlando noi che è la frenata. Quindi diciamo Ok, che i dati ok. di Bagnaia e poi magari anche quando sono fuori in pista, magari faccio una zona di pista che magari Bagnaia è fermo in box a lavorare, quindi io Ah, Bagnaia effettivamente a video non ce l'ho avuto, quindi non posso darti questa notizia, ma sicuramente noi lo sappiamo ed è un punto dove andremo quando ci sarà da correre anche in frenata per vedere come fa e cosa sfrutta Bagnaia della Ducati. certo. Ecco, e invece, Locca, qual è il punto forte di Bastianini, secondo te? Bastianini è forte anche, secondo il mio punto di vista, un po' nei tratti quelli guidati. Facciamo finta una curva 12, 13, 14 di Sepang, quella che chiude il settore 3 e inizia il settore 4. Lui è molto bravo diciamo, a fare un sinistra-destra in frenata lunga per poi chiudere e andare sul rettilineo quello opposto a quello di partenza. Diciamo in questo danzare elegante e anche rapido, ma quello che conta è quanto riesci a non piegare la moto per poi mettere in terra i cavalli, perché è una situazione che con le moto con tanti cavalli,
quello che porta alla difficoltà è avere una moto piegata, andare sull'edge del pneumatico, cioè sul bordo, e poi cercare comunque accelerazione per arrivare alla curva dopo. Questo, se più piegato sei, intervengono le situazioni elettroniche, interviene anche la tua, diciamo, intelligenza che dice: se apro adesso, comunque innesco questo traction control, innesco questo, diciamo, scivolamento, e magari anche il surriscaldamento poi di conseguenza del pneumatico, che porta poi a una debacle prima preventiva del pneumatico che ha a disposizione. Quindi c'è tutta una gestione anche mentale che lui lo fa bene questo, ecco. Però non è che siano dei vantaggi che portano a un pilota a dire: io non riesco ad andare forte, questo no. Ecco, volevo parlare un po' anche delle altre case. Tu hai visto qualcosa di particolare? C'è un pilota che ti ha colpito in negativo perché magari non era a posto con la moto, o in positivo? C'è qualcheduno che da bordo pista ti ha particolarmente colpito? Mi vedi? Ci Eccolo! sono? Mamma mia, sono apparso, sono Ciao! riuscito. Ciao Bobby, eccolo là, guarda, Si adesso aspetta che tolgo la vede che sono foto io. così si vede, guardatelo qua, il nostro Locca, grazie Locca ancora, comunque di A essere il mio voi, a ospite. voi, a voi. Allora, debacle, secondo me potrebbe essere una situazione di classifica che vedo marche di moto prestigiose un po' indietro e in difficoltà. Ma non mi aspetto che rimangano lì, facciamo magari dei nomi, i giapponesi più di tanto, magari in questa posizione di classifica che abbiamo visto il terzo giorno, specialmente quando ormai sta per finire un test e tutti provano a dar tutto con quello che hanno aggiustato o trovato che fila meglio. Però li ho visti un po', ecco, un po' indietro, delle persone, dei piloti che fate bene a riuscirete sicuramente a capire di chi sto parlando, non voglio Eccolo fare qua, nomi, per esempio, però. Però uno qua, appunto sia uno Marquez qua, che Quartararo, che alla eccolo. fine hanno fatto un po' fatica. Mi aspettavo dopo quest'inverno che le case, più che i piloti, portassero qualcosa che li poteva rendere più competitivi. Ma non abbassiamo la guardia, perché ci sono ancora i test di Portimão e poi dopo parte il campionato, dove il tempo di lavoro durante le gare adesso è cambiato ed è per tutti nuovo. Questa sprint race fermerà questa abitudine, toglierà questo abituati a vedere quelle procedure di FP1, FP2, FP3, FP4 di solito viste. E quindi ci può essere qualche sorpresa, e quindi ecco perché qualche magari pilota, compresi i nostri, pronti a sfruttare questa occasione nuova per tutti, è un po' come la gomma dietro, che diciamo prima che ne hanno portate solo due tipi, anche questa sprint race porta a tutti una novità. E qui ci sarà qualcuno che potrà avere meno o più difficoltà dell'altro o degli altri. Robby, ti piace sulla carta questa sprint race, o no? Sì, mi piace la sprint race perché? Perché porta questo pezzo di novità, questo pezzo di chissà come andrà. Noi cercheremo di farci trovare pronti, però ti devo dire che abbiamo visto dei piloti anche magari facciamo il conto ti ricordi la stagione Covid? Avevamo le gare doppie dove noi con Luca Marini alla prima delle due gare eravamo competitivi da vincere. Poi dopo gli avversari ci si avvicinavano e diventavano più difficili, magari in gara 2, e diventava magari una sorta di lavorare ancora un po' più di fino, perché se tu stai lì tanto tempo su un tracciato, questa cosa porta un po' a tutti ad avere più possibilità di pulire o di mettere a posto quelle che sono le cose. Quindi ecco perché dico questa sprint race, io me l'aspetto anche per noi una cosa nuova che può darci non dei vantaggi, non vuol dire rendere facili le gare, però renderci anche noi protagonisti di quello che può essere una novità. E questa cosa qua, parlo di Luca perché è quello che era successo purtroppo in quella stagione difficile che noi avevamo avuto come gara 1 di Misano, avevamo vinto, gara 1 di Jerez avevamo vinto, ed era una cosa che Luca si adattava molto velocemente a quello che era presentarsi in pista e fare quello che era poi il Gran Premio, il weekend. Adesso se noi andiamo a vedere che abbiamo di fronte delle gare dove i 2 giorni di prova sono più corti, dove al sabato si deve già correre, e la domenica anche. Questo potrebbe portare ad alcuni piloti, ma un altro esempio, parlo di Aleix Espargaró, potrebbe essere quello che da time attack è molto forte, oddio, mi è scappato fuori tutto adesso, da time attack è molto forte e potrebbe essere forte anche in queste gare corte dove le moto sono un pilo più leggere, ci sarà qualcuno che avrà studiato qualcosa anche per fare la moto da sprint race, quindi può darsi che ci siano delle cose, delle sorprese che saranno da scoprire se andremo a vedere il campionato del mondo, eh.
Vabbè, anche Jorge Martin, dicono tutti, lo danno come uno dei grandi favoriti della sprint race, perché lui è uno che va fortissimo in qualifica ed è uno che i Bravo, primi vedi, 10 giri. questo è un altro nome, un altro pilota che conosciamo tutti, che è molto forte, che potrebbe avere questa cosa, ma tutto quello che è possibile diventa anche con i rischi annessi a questa cosa. Quindi pagare magari un errore nella sprint Certo. race porta poi ad avere un'unghia grattata il giorno dopo nella gara lunga. Quindi è una cosa da calcolare e da gestire, però per tutti è una cosa nuova. Io dico che ha rimesso un po' le carte sul tavolo, ecco, quindi qui c'è da Ok. giocarsene bene. Ok, allora fra poco Locca deve andare perché ha degli altri impegni. Volevo chiederti un commento sull'Aprilia. Qua vediamo Vinales in questa Allora, foto. Come l'hai vista? Aprilia, se abbiamo parlato prima delle giapponesi, c'è anche una casa austriaca e alla fine ci sono i competitor di Ducati che Aprilia è quella che gli è stata un po', secondo me, più vicina. E quindi posso pensare che l'Aprilia ha lavorato molto sull'aerodinamica, è una di quelle case come ha fatto la Ducati, tutti questi suoi sviluppi sull'aerodinamica che poi sono stati seguiti, copiati o sviluppati guardandoli dagli avversari, lei ha portato altre novità, altre innovazioni, altri alettoni, chiamiamoli così, per rendere queste diciamo, situazioni aerodinamiche a favore di guida e a favore di performance. Ti dico che è stata quella che ha portato parecchia roba lì. Eh sì. Dopo c'è ancora il test di Portimão. Qualcuno magari ha portato tutto lì, qualcuno ha portato tanta roba e ne ha scartata qualcosa per poi portare a Portimão quella un po' più giusta. Quindi è veramente un inizio di campionato che porta a mettere ancora più dubbi su chi può essere colui che faccia la differenza anche nelle case motociclistiche. Però secondo me le due italiane sono quelle che potrebbero essere del lotto iniziale. Ma Roby, da bordo pista come li vedevi loro? E come vedevi Raul Fernandez, per esempio? Ma Raul Fernandez l'ho visto meglio, però un Raul Fernandez rispetto all'anno scorso migliore bastava che cambiava forse posto, perché alla fine era in una situazione che non conosco, ma vederla da fuori da appassionato sicuramente non tranquilla, non positiva. Da lì poi c'era questo mezzo divorzio già da un poca stagione fatta, quindi ha corso in casa, in una casa, in un team dove forse non si amavano neanche tanto da subito. Adesso Raul Fernandez, tanto carico, talento grandissimo in Moto2 e quello che potrà fare sicuramente l'anno prossimo in quella categoria è fare qualcosa di positivo in questa categoria, perché lui anche lui è uno dei talenti che ci sono nel campionato del mondo. Allora, arriva un'ultima domanda, in realtà ne stanno arrivando tante, ma l'ultima per Locca perché veramente ho promesso che alle 7 lo lasciamo andare. E Joe Garibaldi ti chiede se avessi introdotto la sprint race quando correvi, come l'avresti presa tu, positivamente o negativamente? Allora, l'avrei presa e basta perché fa parte del regolamento. Che poi io sia competitivo nella sprint race, dovevo sicuramente mettermi in gioco e provarla. Diciamo che quando c'è un regolamento, bisogna per forza adattarsi. La sprint race, qualcuno arriccia il naso, qualcuno no, però ti dico, siamo abituati a una gara sola. La sprint race, come abbiamo un po' seguito forse la Formula 1, loro ne hanno fatti in alcuni appuntamenti le due gare. Noi le abbiamo sparate in tutte e questo porta un po' anche a gestire la sprint race. L'avessero fatta ai miei tempi, ti dico che probabilmente due gare si guardava sempre un po' come quando si fa a fare il trittico. Tre gare di fila, attenzione a non farsi male perché sennò ne salti tre. E lì diventava tutta un'attenzione e forse magari io che ero uno che cadeva facilmente, facevo un po' più di cadute, punto. Va bene, va bene. Allora, Roby, io nel mio canale YouTube, che mi raccomando, devi iscriverti. Non so se sei capace, ma devi iscriverti al mio canale YouTube. È semplice, basta che metti iscriviti. Comunque faccio una Va bene. rubrica che si chiama Quella volta che. Allora, la prossima Ok. è dedicata a Mugello 2000. Allora, chi vinse Ah. al Mugello 2000 in Anche 125? io dicevo anche Locatelli perché non mi ricordo gli altri, ma io Sì, sì. sì. No, Sì, vabbè, va poi in bene. 500 ci fu quella meravigliosa gara tra Rossi, Capirossi, Biaggi, Lotta, lotta. con Sì, Rossi e Biaggi che caddero al penultimo, all'ultimo sì, giro, insomma, sì. una Sì, gara sì, 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 sì. strepitosa. Allora, Loca, ti lascio andare perché Grazie. naturalmente te l'avevo promesso, però ti coinvolgerò in un'altra diretta prima o poi perché arrivano Dai, tante domande, gli dai. appassionati ti chiedono, ti Adesso vogliono, gli appassionati ti vogliono. so anche come mi faccio a vedermi, quindi. Allora io lascio andare Grazie. Loca, vado avanti 10 minuti io, Grazie. grazie Loca.
Buona serata, Ciao, grazie. ciao, Un ciao, ciao, buona abbraccio ai serata. tuoi figli e alla tua moglie. Allora, amici passanti, è stata una diretta un po' particolare, l'ho avuto qualche piccolissimo problema, intanto rispondo io a qualche domanda, c'è qualche novità, molti chiedono di Andrea Migno, Alfredo chiede novità su Andrea Migno, poi Migno, se non erro, correrà nel CER Moto2, allora no, secondo me nel CER, allora, nel CER Moto2 correrà Niccolò Antonelli, che è un altro dei ragazzi dell'Academy, della WR46, ma Migno attualmente, che sappia io, non ha ancora una moto per il 2023. Allora, ripeto, è stata una diretta un po' particolare, però insomma è sempre interessante sentire i piloti, ex piloti che parlano di quanto è successo a Sepang. Veramente Locatelli fa un lavoro che è pazzesco perché lui sta in pista ore e ore con questa telecamera e dopo sovrappongono, l'avete sentito, chi l'ha sentito all'inizio lo spiegava, sovrappongono le immagini e poi i piloti, i tecnici, il coach, insomma tutti quelli che sono coinvolti vanno a studiare queste immagini, sovrappongono le immagini e così si riesce a capire quali sono i punti forti, i punti deboli, dove si può migliorare. La MotoGP ormai è diventata veramente uno sport pazzesco, uno sport di altissimo livello, l'equilibrio è totale. Perché anche a Sepang c'erano non so quanti piloti, 18-19 in un secondo. Ecco, quindi questi dettagli fanno la differenza. E Roberto Locatelli è uno di quelli che appunto sta a bordo pista per delle ore per cercare di raccogliere materiale per i suoi piloti per poi riuscire a farli andare più forte. E allora vi voglio un attimo far vedere, ricordare il palinsesto di Zumtube. Generalmente a lunedì c'è A Tutto Gas, che è il podcast domenicale di Moto.it, che facciamo anche in versione video il lunedì per il canale YouTube. E al martedì è Quattro Chiacchiere con, il mercoledì è questo generale, poi ci sono le eccezioni come questa settimana che si viene dai test. Il mercoledì parliamo assieme a Maurizio Gizzi di Moto da Strada. Maurizio Gizzi è un collega di Moto.it, uno a cui io devo moltissimo perché se faccio questo mestiere anche per merito di Maurizio Gissi, è uno che di moto da strada ne sa tantissimo, quindi se siete appassionati di moto da strada, secondo me la diretta del mercoledì non è da perdere. Giovedì, quella volta che questa settimana verrà dedicata appunto al Gran Premio del Mugello 2000, fu la prima sfida in pista tra Rossi, Biaggi e Capirossi, qualcosa di storico. Al venerdì la diretta con Manolo Pessino e la domenica notizia della settimana, la rubrica per commentare insieme le notizie più interessanti pubblicate su moto.it e non solo negli ultimi 7 giorni. Ecco, questo è un po' il palinsesto di Zumtube, però ripeto, può cambiare assolutamente a seconda delle esigenze. Ripeto, questa settimana veniamo dai test di Sepang, quindi mi sembrava giusto dedicare un'altra puntata, quella di oggi, ai test di Sepang e quindi per questa settimana l'appuntamento con le moto stradali salta, ma tornerà settimana prossima. Inoltre sto preparando una rubrica che questa potrebbe forse andare domani, sto aspettando la risposta dei due protagonisti. La rubrica è Il diavolo e l'acqua santa. Il diavolo è Carloretto Pernat, l'acqua santa è Simone Battistella, due manager che sono grandi amici, che si rispettano molto, ma sono gli antipodi per comportamento, per modo di fare, per pensiero. Uno è il diavolo, Carloretto Pernat, e uno è l'acqua santa, è Simone Battistella. E spero domani di registrare questa puntata, non so se registrarlo o farlo in diretta, adesso lo ripeto, stiamo ancora organizzando la cosa. L'argomento sarà quello dei premi della Sprint Race. C'è un problema premi per la Sprint Race? C'è, allora io devo dire che secondo me Carloretto Pernat la fa un po' più grande di quello che è, però è vero che si sta discutendo sotto questo aspetto. E poi un'altra rubrica che vorrei introdurre, l'abbiamo fatta durante i test di Sepang, chi mi ha seguito l'ha vista. Vorrei dedicare una volta alla settimana una puntata con un lettore, con uno di voi che viene al mio fianco. Eccolo qua, guarda, è comparso proprio in questo momento, SSC Piero. Non parliamo del Napoli, Piero, perché veramente siete troppo avanti.
Allora, stavo dicendo che con lui ho fatto questa diretta da Sepang. Allora, io vorrei farlo diventare un appuntamento fisso. Ogni settimana fare una diretta dove la trasmissione la fate voi con le vostre domande e assieme a me ci sarebbe uno di voi. Il primo appunto è stato Piero perché l'idea è stata sua e poi mi piacerebbe, il prossimo sarà René. Perché è un altro di quelli che mi segue sempre e che mi, insomma, mi manda un sacco di domande, eccetera. Allora fatemi sapere se questa idea vi piace e se questa idea vi piace, allora io cercherei di farla, di organizzarla ogni settimana, una volta alla settimana, una puntata dedicata soltanto a voi appassionati, quindi siete voi che fate la trasmissione con le vostre domande. Questo è più o meno tutto, io spero che al di là di qualche problema tecnico, però la voce di Roberto Locatelli si sentiva molto bene, quindi questa è la cosa importante e quindi io spero che sia stata interessante anche questa puntata. Vi do appuntamento a domani, qualcosa ci sarà su ZamTube, non so se sarà solo quella volta che o se sarà appunto anche la nuova trasmissione Il Diavolo l'Acqua Santa, però insomma in qualche maniera ve lo farò sapere. Adesso io non sono proprio uno tanto social, ma mi sto provando a organizzare anche sotto quell'aspetto. E ricordatevi sempre moto.it, tutte le notizie su moto.it, dirette, immagini, video, dopo GP, il mitico dopo GP con l'ingegnere Giulio Bernardelli e Nico Ceraghini. Nell'ultima puntata, quella che abbiamo fatto domenica, l'ingegnere Bernardelli analizza tutte le novità aerodinamiche che si sono viste a Sepang. Direi che per oggi è tutto, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, ringrazio tutti quelli che hanno fatto delle domande, ringrazio anche quelli che non hanno fatto le domande, veramente grazie a tutti e mi raccomando, seguite ZamTube. Ciao a tutti, buona serata, grazie.